Una breve anteprima sulle principali notizie di oggi, la morte di un imprenditore che ha fatto qualcosa di importante in passato e che comunque ha lasciato grande cordoglio a tutti coloro che l'hanno conosciuta e che sono ancora qua. Poi parliamo di un piccolo terremoto che c'è stato nella zona tra Collecchio, Medesano e Noceto, poi parliamo dei messaggi dei sindaci ai loro concittadini, un messaggio che parla di Bore. Le nuove vigilesse per Medesano, Fornovo e Solignano e poi tante altre piccole notizie per il nostro territorio. Ma adesso vi lasciamo ad alcune decine di secondi di pubblicità per partire con il nostro telegiornale di oggi. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Uno dei castelli più belli d'Italia in uno dei borghi montani, secondo la CNN, più belli del mondo. E tu, lo hai mai visto il castello di Bardi? Panificio Fani. Sforniamo pane, ma non solo. Dal 1990 ci trovate a Fornovo, Medesano, Varano. Mora Noleggi. Noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro per informazioni www.moranoleggi.com. Hai difficoltà a trovare sulla tua TV tgparmense.net sul canale 88? Chiamaci e vienici a trovare. Ti aiuteremo a trovare una soluzione adatta. Vieni da Elettrotaro, si trova in via Nazionale 127 Fornovo. Il numero di telefono è 0525 2590. Signore e signori, buonasera e bentornati a questo appuntamento del giovedì con TG Parmense, un appuntamento straordinario che sta andando avanti oramai da diverse settimane, da quando c'è questa emergenza sul coronavirus. Quest'oggi parliamo però anche di notizie che non riguardano il coronavirus, come la prima, che riguarda sì di una morte per, probabilmente per polmonite, ma sembra che in questo caso il coronavirus non c'entri nulla. Però grande cordoglio ha colto tutto Fornovo e Collecchio per la scomparsa di un imprenditore che ha lasciato il segno anche da un punto di vista dell'innovazione per ciò che riguarda il passato e non solamente nel territorio del Parmense. È scomparso all'età di 85 anni Ernesto Campanini, stimato imprenditore e figura molto conosciuta a Fornovo Taro, dove ha vissuto per tanti anni. Nato a Collecchio, si è trasferito a Fornovo nell'immediato dopoguerra, dove ha lavorato per anni nell'azienda petrolifera SPI come elettricista. Negli anni 70 la sua passione per l'automazione elettrica e la profonda competenza nella gestione degli impianti per la lavorazione del petrolio gli ha permesso di ideare l'automatizzazione delle stazioni di rifornimento del gas metano. È stata una vera innovazione, invece di muovere manualmente e in sequenza delle leve, ora era possibile con la semplice pressione di un tasto svolgere l'operazione di rifornimento in tutta sicurezza. Ernesto Campanini aveva così creato a Fornovo i primi distributori di gas metano automatizzati e tra le sue invenzioni troviamo il flussometro per gas compressi. Negli anni 80, con l'avvento dell'elettronica, migliorò il suo sistema ideando, primo al mondo, un distributore automatico per il gas naturale. A Fornovo nacque così l'azienda Elettrogas, nella quale oggi lavorano 6 dipendenti.
Campanini è anche il detentore del primo brevetto riguardante i primi sistemi di rifornimento del gas. Inizialmente il sistema si basava sulla dichiarazione dei litri e del residuo in bombola. Negli anni 90 venne introdotto il criterio attuale di vendita con la misurazione della massa, ossia il peso. In collaborazione con il CNR e il CEI di Milano predispose congiuntamente le normative che ancora oggi vincono tutti i costruttori delle stazioni di rifornimento del gas. La sua ditta Elettrogas ha costruito impianti per la distribuzione del gas in Italia, per Snam e Agip, ma ha anche operato in tantissime installazioni in Brasile, Argentina ed altri paesi del Sud America e dell'Est Europa. I dipendenti e le aziende collegate a Elettrogas piangono per la perdita di Ernesto, ma le conoscenze trasmesse e l'organizzazione da lui realizzata permettono ora di proseguire l'attività con lo spirito innovativo e di ricerca introdotto dal fondatore. Un nostro articolo di un po' di tempo fa ha parlato del fatto che l'assistenza pubblica di Bore ha dovuto chiudere a causa della mancanza di militi, ma soprattutto perché i militi che rimangono sono prevalentemente anziani e con il coronavirus non se ne assentono di prendersi dei rischi così importanti che possono mettere gravemente a rischio la loro salute. Un post del sindaco di Bore, Diego Giusti, ha chiamato sull'argomento l'attenzione di tutti i cittadini del piccolo paese della Valceno, o meglio della Valcenedola. Non dobbiamo piangerci addosso e rimpiangere via i tempi passati, che possono tornare, se non del tutto almeno in buona parte. Quindi faccio un appello, iscrivetevi alla pubblica assistenza, soprattutto voi giovani e tutti coloro che, anche se non under 30, possono prestare servizi. Mettete da parte gli eventuali personalismi e datevi al volontariato. Bore ha bisogno. Questo è l'importante appello a cui ci associamo del sindaco di Bore, per ridar vita a questa associazione del nostro territorio. Ricordiamo che in montagna non è come a Parma: se un paese attorno ai 10 km da Parma c'è bisogno di un'ambulanza, in 10 minuti, in 15 minuti ne arrivano 5, 6, 7 di ambulanze. Invece a Bore in 20 minuti fatica ad arrivarci una singola ambulanza. Che parte da Pellegrino, che parte da Fornavo Varsi, davvero le distanze sono diverse in montagna, quindi questo presidio sanitario è davvero importante. Passiamo alla prossima notizia, ritorniamo in Bassa Valle. Abbiamo intervistato questa mattina il comandante della Polizia Municipale della Bassa Valtaro, Saviano, che ci ha raccontato il come sono arrivate tre nuove agenti di Polizia Municipale nel territorio di Fornovo, Medesano e di Solignano. Ci troviamo col comandante Saviano, il comandante della Polizia, Polizia Locale della Bassa Valtaro. Una bella notizia per il comando dei comuni di Fornovo, Medesano e Solignano. Sono arrivate tre nuovi agenti. Comandante, com'è arrivato questa bella notizia? Sì, a seguito di un concorso pubblico espletato tra la fine del 2019 e l'inizio di quest'anno. Sono tre nuove colleghe assunte dal comune di Medesano, perché nel comune di Medesano nel corso del 2019 abbiamo avuto, a seguito di trasferimenti e di pensionamenti, sono venuti a mancare gli operatori di polizia locale. Quindi con questo concorso qui abbiamo sopperito alla mancanza. Quindi dipendenti del comune di Medesano che saranno comunque in servizio presso la polizia locale Bassa Valtaro. E a quando hanno iniziato il loro servizio? Il primo giorno è stato ieri. Sono entrate in servizio in un periodo storico dedicato per il nostro paese, dedicato e complesso a seguito dell'emergenza sanitaria. E quindi già da ieri sono presenti sulle nostre strade queste tre nuove colleghe. Di cosa si occuperanno? Beh, i compiti propri della polizia locale, quindi della polizia stradale, della polizia amministrativa, della polizia giudiziaria, e in questo particolare momento storico tutti quei controlli che sono fatti per far rispettare le norme per l'emergenza sanitaria. Quindi. Sono le prime tre donne che avete? Che si aggiungono ad una collega.
E quindi adesso le forze quanti sono? Adesso complessivamente il servizio intercomunale ha 9 agenti con il sottoscritto, e quindi sono 5 maschi e 4 donne. E cosa hanno detto i sindaci di questa notizia, visto che... Beh, il sindaco di Medesano ha creduto tantissimo nel rafforzamento dell'organico della polizia locale, così come tutta l'amministrazione comunale, come l'assessore alla sicurezza Ghidini. Quindi sia il sindaco Giovannelli che Ghidini mi supportano tantissimo e credono nel ruolo della polizia locale. Così come anche gli altri due sindaci, di conseguenza anche loro sono molto soddisfatti, perché poi comunque dipendenti del comune di Medesano che andranno a rafforzare il servizio intercomunale che viene svolto sui 3 comuni, quindi al servizio delle comunità di Medesano, Fornovo di Taro e di Solignano. Diceva che vanno a sostituire dei colleghi che sono andati in pensione, quindi l'organico rimane uguale o c'è un aumento rispetto all'organico? No, rispetto al 2019 riprendiamo l'organico, ecco, non, al momento non c'è stato aumento, perché cioè, vanno a sostituire 2 trasferimenti e 1 pensionamento. Un piccolo terremoto vi è stato nel territorio comunale di Collecchio questa mattina alle 10:18 e lo stesso questa notte un pochettino più là tra Collecchio e Noceto. Vediamo che cos'è accaduto. Alle 10:18 di questa mattina, giovedì 2 aprile, vi è stata una piccola scossa di terremoto nel comune di Collecchio, proprio vicino al fiume Taro. La scossa si è verificata a pochi chilometri di distanza dai capoluoghi dei due comuni di Medesano e Collecchio. La magnitudo registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata di 2,4 gradi sulla scala Richter ad una profondità di 24 km. Questa scossa segue quelle di questa notte nella zona tra Noceto e Madregolo, la prima di magnitudo 2,4 alle ore 5:12 con profondità 20 km, la seconda di magnitudo 2,5 alle ore 5:43 con profondità 20 km. Nell'immagine che vedete qua sotto, la localizzazione delle 3 scosse che sono avvenute quest'oggi. Vi ricordiamo che per i sismologi una magnitudo 2,5 sulla scala Richter di solito è percepita solo a livello strumentale, anche se a volte persone che vivono nei piani alti dei palazzi le potrebbero percepire, ma difficilmente attribuirle ad un terremoto, perché è simile al tremito generato dal passaggio di un auto articolato. Inoltre questa scossa ha una potenza equivalente all'esplosione di circa 85 kg di TNT. Lanciamo un altro appello, come sapete, da parte anche in questo caso del sindaco di Bore Diego Giusti, che racconta il fatto che c'è bisogno di trovare dei negozi per poter distribuire i famosi buoni alimentari per le famiglie in difficoltà. Per attività commerciale abbiamo bisogno di voi. Se sei un'attività commerciale di Bore, dalla bottega alla grande distribuzione, e vendi generi alimentari, beni di prima necessità, ci si può, dal lunedì 6 aprile, puoi accettare la spesa con buoni comunali, con 0 rischi e soldi garantiti. Il comune rimborsa velocemente i fondi utilizzando quelli stanziati dal governo. Velocità nel pagamento, bonifico in 5 giorni. Da quando presenti la fattura al comune ti paghiamo in 5 giorni lavorativi. Prima però devi dare la tua adesione ed è semplicissimo, scaricando un modulo sul sito del comune di Bore. Compilarlo e mandarlo al comune di Bore entro sabato 4 aprile. La mail è bore@comune.bore.pr.it. Oppure si può chiamare il numero 0525 79 137. Se aderisci dal lunedì 7 aprile puoi accettare i buoni spesa comunali ed entri nella lista ufficiale delle attività commerciali. Puoi indicare anche se intendi fare sconti o promozioni speciali per chi usa il buono comunale, insomma, quindi un'opportunità per i commercianti del piccolo paese dell'Appennino e anche per dare risposta ai bisogni delle famiglie più in difficoltà in questo periodo. Passiamo alla prossima notizia, con una notizia che parla del sindaco, in cui parla il sindaco di Fornovo, che dà un po' di numeri su quello che sta succedendo a Fornovo relativamente al coronavirus, anche qui come vengono gestiti i bonus alimentari e il fatto che si cercano ulteriori risorse per aiutare chi è in difficoltà. Ascoltiamo le parole di Michela Zanetti, sindaco di Fornovo. Buonasera.
Abbiamo avuto dalla direzione sanitaria i numeri riguardanti i positivi al coronavirus nel nostro territorio sono 36. Tra di loro abbiamo 4 guariti e purtroppo 3 decessi. Io sono felice per queste 4 persone che hanno concluso una vicenda personale sicuramente molto pesante e che possono tornare a una quieta normalità. Mentre vorrei esprimere tutta la nostra vicinanza come comunità alle famiglie dei 3 deceduti del nostro comune. Sono momenti molto difficili per tutta la comunità e quindi dobbiamo cercare di andare avanti e di continuare come si sta facendo, stando in casa e cercando di evitare gli assembramenti, i momenti di incontro e di uscire solamente per motivazioni assolutamente inderogabili. Noi come amministrazione ora ci stiamo occupando della gestione del bonus per le famiglie, per i nuclei che si trovano in stato di difficoltà. Insomma, entro questi giorni vi saranno date delle istruzioni molto più chiare sull'accesso a questi fondi. Come ci siamo dati un altro indirizzo. Andremo a una verifica delle minori entrate e delle economie di spesa che si sono generate a seguito di questa emergenza. L'obiettivo è quello di andare ad individuare risorse da utilizzare proprio per questa emergenza Covid, proprio per andare incontro ai nuclei in difficoltà, alle attività produttive, al commercio. Noi abbiamo idea che questa emergenza andrà avanti per diverso tempo ancora, quindi, e che ci saranno delle azioni da mettere in campo per sostenere chi ne è stato effettivamente molto danneggiato. Io rinnovo a tutti l'invito ad essere assai scrupolosi perché i dati che ci stanno arrivando sono dati che sì, sono confortanti, ma abbiamo visto che è molto difficile combattere questo contagio. L'unico modo è stare in casa e stiamo raccogliendo i frutti delle rinunce e anche della grande attenzione che la comunità ha avuto nel recepire divieti, indicazioni e richieste da parte del governo. Quindi io continuo a dire rispettate assolutamente le regole, state in casa il più possibile, perché appunto il cammino davanti a noi penso che sia ancora abbastanza lungo. E quindi vi saluto e ci teniamo aggiornati. Grazie. Anche il sindaco di Roma ha fatto un video sulla pagina Facebook del comune. Ci scusiamo con voi perché ce ne siamo accorti adesso. Il video è del 31 di marzo, quindi ci dispiace per averlo mandato. I sindaci che ce lo segnalano immediatamente li mettiamo nel primo telegiornale disponibile. Se però li dobbiamo cercare noi su internet, a volte ci scappano e chiediamo perdono per questo. Buongiorno, siamo qui con il nostro incontro, il nostro momento di informazione sul nostro comune. Come avrete già sentito da informazioni, ovviamente anche delle televisioni, i dati cominciano a migliorare. Quindi a Varano io onestamente nell'ultimo periodo non ho situazioni che mi comprovino presenze ancora di persone che abbiano problematiche importanti del virus, quindi siamo in una buona fase, però è una fase che va monitorata e va tranquillamente mantenuta in essere, perché se rimaniamo in queste condizioni sicuramente possiamo pensare di ottenere dei risultati, quindi quello che succede in questi giorni possiamo vedercelo migliorare nei prossimi. Tengo a ribadire che anche il Comune di Varano sta adottando le misure urgenti di protezione per l'urgenza alimentare, quelle che sono ovviamente la disponibilità economica
che ci è stata mandata per riconoscere le persone che hanno problematiche, diciamo, di acquisto di beni di sostentamento, potranno ovviamente disporre di questa possibilità tramite i canali del comune che, diciamo, speriamo domani di comunicarvi e di darvi tutte le indicazioni del caso per provvedere a fare le vostre richieste e vedere se rientrate nelle persone che possono attingere a questi contributi in conto spese. Abbiamo individuato i tre negozi in quelli di Varano, che poi verranno comunicati a voi tutti i dati e i parametri per essere poi riconosciuti e poter agire in questa forma, diciamo, di acquisto. E in questo momento ovviamente mi sento di ricordare, come ho già fatto l'ultima volta con Roberto Del Fogliano, di ricordare Giorgio Grassani, che ovviamente anche lui purtroppo, causa la malattia, è venuto a mancare, persona socievole, una persona amica del paese, quindi mi sento anche in questo caso di fare un ricordo per Giorgio. Grazie Giorgio per quello che hai fatto. Ultima cosa, abbiamo osservato a mezzogiorno un minuto proprio di ricordo per tutte le vittime del coronavirus davanti al comune in segno ovviamente di riconoscenza. Grazie a tutti e buona giornata. Un messaggio da parte dell'associazione Il Cerca Libro di Medesano con l'invito di diffusione. L'associazione Cerca Libro continua la valigia delle storie al tempo del coronavirus. Cari amici lettori, dopo il successo dei primi due venerdì, la valigia delle storie ha ancora tante storie da raccontare. Vi diamo appuntamento i prossimi venerdì dal 3 aprile, sempre alle ore 17, dalle ore 17 in poi, accedendo al link, quello che vedete in sottimpressione, insomma, padlet.com/associazionecercalibro.1 slash e poi un codice che potete trovare qua sotto. È un sito peraltro visitabile anche successivamente. Questo venerdì 3 aprile ascolterete Dormi Tartaruga e Piccolo Buio, sempre in attesa di incontrarci per riprendere appena possibile le letture dal vivo nella biblioteca di Medesano. Sarebbe bello anche che qualcuno di voi preparasse dei video con piccole storie e ce le inviasse all'indirizzo associazionecercalibro@gmail.com. Aiutateci a diffondere la notizia, mettiamoci in gioco. Quindi un'altra bella iniziativa per passare un po' di tempo in questo periodo in cui il tempo a volte è difficile da trascorrere in casa. Ed ora un pezzo di riflessione, un po' lunghetto ma interessante per capire come sarebbe bene ragionare per avere un'Italia migliore. Qualcuno riconosce questo signore? Non vi preoccupate perché non lo conosce nessuno. Cioè, invece quello successivo forse lo riconoscete. Famoso Don Vito Corleone, frutto della fantasia di Mario Puzo e poi naturalmente del film di Francis Ford Coppola. Conoscono tutto il mondo, eh? Io poi sono siciliano, tu ovunque vai, se dici Mafia, Don Vito Corleone, tutti quanti sanno di chi si tratta. Il signore invece che adesso rivedete si chiama Amadeo Peter Giannini, non è un personaggio della fantasia, è un signore veramente esistito, è un italiano, come Don Vito Corleone emigrato negli Stati Uniti, però Don Vito Corleone è un delinquente, cioè vorrei che non ci si perdesse questo dettaglio, no? Trattasi di un assassino, ladro, spacciatore. Invece questo qua era una persona per bene, è stato andato negli Stati Uniti con la famiglia, venivano dalla Liguria, sono migrati al sud in San Francisco. E il padre aveva, quando lui aveva, era bambino, piccolissimo, e il padre aveva una piccola attività di ortofrutta. Coltivava l'orto e poi vendeva questa roba da fruttivendolo. Quando Amadeo aveva 7 anni, vide uccidere il padre con un colpo di pistola perché c'era un signore che gli doveva un dollaro e non voleva restituirgli il dollaro, quindi giunsero ad un alterco e alla fine il padre morì ammazzato. La madre, che aveva due figli, si risposò con un altro bravo cristiano italiano, emigrante pure lui, che si prese sulle spalle la famiglia e prese anche l'attività lasciata dal defunto di ortofrutta. Amadeo ha studiato economia e quando, dopo essersi laureato, andò a lavorare in banca. Dopo 6 mesi che stava in banca, si licenziò e disse: io non posso stare in questa banca perché voi non sapete fare la banca. Voi prestate i soldi ai ricchi, convinti che i ricchi vi restituiranno più facilmente i soldi. Invece, in un paese in cui si muore per un dollaro, i soldi vanno prestati ai poveri, perché i poveri si faranno ammazzare pur di restituirli. E fondò una banca che dovrebbe far venire i brividi agli italiani se solo lo sapessero,
neanche a San Francisco perché costava troppo andare a San Francisco. Vicino a San Francisco fondò una banca che si chiamava Bank of Italy e avviò la sua piccola attività. Nel frattempo arrivò il terremoto di San Francisco. All'epoca le banche avevano un modello come quello dei film western, quando arriva un messicano, mette la dinamite e poi col lazzo prende la cassaforte e se la porta via, perché la ricchezza della banca erano i lingotti che stavano nella banca. Quando arriva il terremoto di San Francisco e crolla tutto, le banche hanno un solo problema: portare via i lingotti d'oro dalle macerie. Amadeo c'aveva tre lingotti, li mise sul carretto del padigno che se li portò via sotto le zucchine e andò al porto, mise su un banchetto molto meno lussuoso di quello che usiamo qua e davanti ci scrisse: si prestano soldi come prima e più di prima. E si creò immediatamente la fila di tutta gente che lui conosceva, perché erano gli amici, gli migranti di suo padre e di sua madre, italiani e irlandesi, e lui prestò i soldi. Nel 1929 arrivò la grande crisi e questo signore disse, mentre la banca disse: basta, non si presta più soldi a nessuno, disse: come, c'è la crisi, è un'occasione straordinaria per prestare i soldi. Un ingegnere italiano che era rimasto totalmente disoccupato andò da lui a dirgli: guarda, io faccio ingegnere, non ho più lavoro, però vorrei fare cinema in un modo diverso, ti finanzio io. Si chiamava Frank Capra. Quest'uomo ricevette un tizio, un bassotto con i baffetti, che era appena famoso nei locali, e disse: io voglio fare un film sulla Grande Depressione, un bambino povero che chiede l'elemosina, sfruttato, ma è un film che fa ridere a lieto fine. C'è Charlie Chaplin, il Monello, finanziato da Matteo Pitagianini, è il finanziatore di Walt Disney con i suoi primi cartoni animati, e soprattutto il capolavoro lo fece quando arrivarono da lui due ingegneri che dissero: noi abbiamo un progetto per fare un ponte senza neanche un mattone che collega le due punte della baia di San Francisco, ma nessuno ci presta i soldi. E Amadeo gli disse: ve li presto io, non voglio interessi, ma ve li presto una sola condizione, che voi facciate lavorare gli uomini di San Francisco, che erano quelli cui aveva prestato i soldi come prima, più di prima. Quindi gli trovò il posto di lavoro e riebbe indietro i suoi quattrini, e nacque il Golden Gate, che ancora oggi è il simbolo di San Francisco. Questo signore qui, a un certo punto, disse: non si può la banca chiamarla Bank of Italy, perché era un po' cresciutella. Amadeo Pitagiannini, un immigrante italiano, è il fondatore di quella che divenne la più grande banca del mondo, Bank of America. A San Francisco, nel Financial District, c'è una piazza Amadeo Pitagiannini, c'è un monumento ad Amadeo Pitagiannini. Nel nostro paese ci fosse un vicolo intitolato ad Amadeo Pitagiannini. Sappiamo tutti chi è Don Vito Corleone, e ne siamo anche in qualche modo orgogliosi, come se fosse da essere orgogliosi di un delinquente, ma nessuno di noi sa chi è Amadeo Pitagiannini. Quando vi chiederete come fa l'Italia a essere un paese che ha un motore produttivo così potente da essere la seconda potenza industriale che è esportatrice d'Europa, che fa numeri da capogiro e al tempo stesso ha il più alto debito e una classe dirigente che fa effettivamente abbastanza schifo, la risposta è: questo è un paese che ama parlare di Don Vito Corleone e si dimentica di Amadeo Pitagiannini. Un paese che detesta il meglio di se stesso non può che mettere in scena il peggio di se stesso. Ringrazio. Con questo è tutto, siamo giunti al termine di questo nostro telegiornale di oggi, di questo giovedì. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani sera, solita ora, solito posto, ore 19, canale 88, Radio Tele Appennino Parma. Se volete potete continuare a seguirci anche su www.parmense.net, sulle nostre pagine Facebook Valceno e Parmense, così come sul nostro canale YouTube, youtube.com/tgparmense.